Cioè, amiche e cioè, amici, per la rubrica erotismo e dintorni, il tema è: le donne amano il pegging? Allora, che cos'è il pegging? Il pegging è, diciamo, l'utilizzo di uno strumento, un vibratore, una mutanda fallica o qualcosa del genere, o altri accessori, diciamo così, di forma fallica, per sodomizzare, diciamo così, il proprio uomo o un uomo, diciamo, durante un rapporto. Questa è anche una fantasia, diciamo, femminile, dovuta a diverse motivazioni. Intanto, molti uomini, diciamo, alcuni uomini, diciamo così, gradiscono questa cosa perché hanno modo di, così, di espletare una pratica omosessuale mantenendo l'eterosessualità. E quindi sono fasi omosessuali latenti che vengono fuori, si slatentizzano, ma con una donna fondamentalmente. Quindi, come dire, l'onore del vero, uno dice di essere comunque eterosessuale, la pratica viene fatta con la donna. Però, diciamo, richiama molto l'omosessualità. E per le donne invece rappresenta, da un lato, un modo per dominare il maschio, dall'altro una rivincita sull'invidia del pene, cioè finalmente possedere quello che il maschio possiede e che loro probabilmente, emulando Freud, hanno invidiato fin da piccole. Queste sono le dinamiche che spingono alcune donne, alcuni uomini a incontrarsi su questa pratica, diciamo. E ovviamente c'è una comunicazione inconscia, per cui quando due persone hanno queste esigenze complementari, i loro inconsci comunicano tra loro senza neanche che loro se ne rendano conto e scatta qualcosa a livello energetico, per cui in realtà noi non comunichiamo soltanto a un livello logico e razionale, ma comunichiamo anche a un livello più profondo che è un livello energetico, per cui non dobbiamo neanche dire le cose, che andiamo proprio a incontrare quella persona. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!